appuntamento imperdibile sulle fonti TV, quello del fatto di Marcotti per fare il punto della situazione su tutti gli scenari politici ed economici strettamente collegati del nostro paese, non solo con uno sguardo anche altrove, ma soprattutto per evidenziare e mettere sul tavolo quelli che sono i temi anche più a volte incomprensibili, per così dire, di economia, per spiegarli nel dettaglio, per cercare di capire che cosa si sta respirando, indipendentemente da quello che si respira da un punto di vista macroeconomico e a causa del Covid, che fortunatamente sembra che ci stiamo lasciando alle spalle un po' tutta questa situazione. E vi dirò di più, non solo perché chiaramente adesso facciamo proprio anche il punto su questo, stiamo gradualmente ritornando alla normalità e sul fronte dei vaccini, insomma, la vaccinazione sta procedendo spedita, ma anche perché i mercati stessi, e qui ci riportiamo subito in finanza, hanno un po' archiviato i timori legati alla pandemia e però ne hanno messi in pole position altri. Insomma, diciamo che non è un periodo molto tranquillo in generale, proprio perché dopo un periodo prolungato di difficoltà, c'è un po' più di luce all'orizzonte. Sembra un po' un paradosso questo, sì, forse lo è, ma l'economia funziona anche così. E allora io mi farò aiutare da Giancarlo Marcotti, come sempre, che poi è il protagonista del nostro format. Giancarlo, buongiorno. Buona giornata a te, cara Manuela, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, io ho definito questo un paradosso, poi vediamo se tu sei d'accordo. Prima ti chiedo, prima di arrivare a questo paradosso, appunto, che spesso si respira in economia, ti chiedo, insomma, ci siamo? L'Italia è completamente in zona gialla e a breve, qualche regione potrebbe cominciare a colorarsi di bianco. Questo significa che dovremmo tornare a una situazione pre-pandemia. Ecco, questo è. A te. Beh, proprio pre-pandemia forse no, però insomma la situazione è decisamente migliorata e quindi anche i nostri politici, insomma il nostro governo ha dato delle disposizioni diciamo meno rigide e quindi ci siamo, insomma attendiamo quest'estate. Che speriamo arrivi anche dal punto di vista meteorologico, ma comunque insomma le previsioni per la settimana, non sono un meteorologo, però ho guardato così, insomma, sono dai temporali al caldo africano, quindi insomma, La non ci. volatilità è la classica volatilità dei mercati, questa. Esatto, anche il tempo fa così, le bizze, diciamo. Però, oramai ci siamo, nel senso che per tutti è chiaro che quest'estate deve essere proprio l'estate della ripartenza. Adesso, secondo me, ancora in maniera timida, avrebbe dovuto essere un po' più così coraggioso il governo, però insomma, non dovremmo averci lasciato alle spalle il peggio, insomma. Poi dopo vedremo quest'autunno, ma dovremmo goderci un'estate piena, ecco, con tanta gente in giro che ha voglia anche di riprendere a vivere, ecco, questo è. Certo, no, no, quello sì, questo ce lo auguriamo tutti. Allora, Giancarlo, mettiamo adesso, cerchiamo di incastrare un po' di elementi che peraltro già da soli sono incastrati, perché. Allora, ripresa, intesa come prima ritorno alla normalità, no? Alla vita, magari non proprio pre-pandemia, ma quasi, insomma, la gente e tutti noi abbiamo voglia di riprendere tutte le nostre attività. Questa ripresa, proprio intesa invece come ripresa delle attività, ripresa economica, sta, anche se vuoi, più accelerata rispetto alle previsioni che facevamo qualche mese fa, grazie alla campagna vaccinale, quindi al fatto che tante persone sono state vaccinate, ha portato anche a previsioni economiche più rosee, questo l'abbiamo detto più volte, quindi che ci prospettano, almeno solo nelle previsioni per ora, attenzione, perché poi anche qui tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, anzi un oceano in questo caso, comunque ci stanno facendo intravedere una ripresa un po' più veloce a livello economico. Prima io parlavo di paradosso, perché nonostante queste previsioni più rosee, sui mercati c'è ancora molta preoccupazione, non per il Covid, che fino a 2 mesi fa, ma neanche anche in tempi più brevi, rappresentava il pericolo numero uno per la maggior parte degli investitori. Adesso, appunto, la paura ha diversi nomi. In primis, inflazione, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa,
Peraltro leggevo anche che l'inflazione ha eclissato quello che era stato definito un po' l'effetto Draghi, cioè il fatto che Draghi avesse calmierato i mercati con una discesa brusca dello spread, per esempio, no? Che è stata una delle prime, dei primi movimenti al ribasso che abbiamo visto sui mercati, in questo caso positivo, perché il differenziale si era assottigliato tra BTP e Bund. Ma insomma, detto questo, l'inflazione ha giocato un brutto scherzo anche sull'effetto Draghi. Adesso c'è il timore che, appunto, a causa di queste previsioni positive, le banche centrali possano allentare, e qui c'è la parola del giorno, la loro presa proprio sugli interventi di politica monetaria che aiutano i mercati, il famoso tapering, che significa proprio rallentamento di tutti gli interventi delle banche centrali. Ma questo non è un po' un paradosso? Partiamo da qui, cioè previsioni più rosee, dovremmo essere felici, no, abbiamo paura. Ecco, questo è un po' quello che ti servo su un piatto, Giancarlo. Parti da dove reputi sia utile. Manuela, purtroppo l'economia e anche la finanza vive di paradossi. Cioè, tu hai ragione a dire non è un po' un paradosso, ma non è né il primo né sarà l'ultimo. Anzi, anche questo crea un po' di diffidenza a chi si approccia, diciamo, a queste materie. Per la prima volta, perché nota tanti paradossi e chiaramente il paradosso non è una cosa che tranquillizza, cioè è un qualche cosa che destabilizza. Cioè, se mi arriva una notizia positiva e vedo che il mercato reagisce negativamente, dico, cioè, resto spiazzato, no? Però purtroppo è così perché noi siamo, cioè la finanza in particolare. Si basa sulle previsioni, non sui fatti. D'altronde, insomma, i fatti li conosciamo tutti, le previsioni o comunque il futuro. Primo non lo sa nessuno, ma insomma, tra le varie previsioni che ci sono, qualcuno ci azzeccherà, qualcun altro no. Quindi, purtroppo, questa questione che tu hai giustamente sollevato, cioè quella dei paradossi, è la normalità. Sì. Noi abbiamo visto. E io l'ho sottolineato più volte, tu me ne sei testimone, che continuavo a dire: ma questa borsa continua ad aumentare e eravamo in piena pandemia e quindi non si riusciva a capire perché. Lo sottolineavo questo paradosso. Probabilmente oggi, magari i famosi economisti dicono che si scontava la ripresa, cioè i mercati avevano già preso in considerazione che per una serie di motivi a maggio ci sarebbe stata una riapertura e quindi i mercati erano saliti in previsione di questo. Oggi che siamo arrivati a questo punto, oramai la notizia che le cose vanno meglio è una notizia che è alla portata di tutti, già scontata, e quindi i mercati a volte hanno degli scossoni. Lo abbiamo visto, abbiamo dato la colpa all'inflazione che ha le sue colpe e adesso possiamo dare la colpa a questo tapering. A proposito, qua sarebbe carino perché capire anche questa parola e cercare anche di spiegarla naturalmente agli ascoltatori. Io ho sentito per la prima volta questo termine tapering. Alcuni anni fa l'ho sentito per la prima volta da un gestore di un fondo di investimento importante italiano, uno dei pochi italiani, perché purtroppo quel mondo è un po' monopolizzato. Cioè, comunque è una persona che stimo tantissimo e usa questo termine tapering che io non conoscevo, quindi poi dopo il giorno dopo la sera sono andato a vedermi sul vocabolario cosa voleva dire questo tapering e saltava fuori una parola del tipo affusolato, una cosa del genere. Dico, ma cosa c'entra con. Poi dopo invece sono venuto a sapere che in pratica si usa questo termine tapering spesso nel linguaggio sportivo perché. Gli atleti che si apprestano, diciamo, alla gara più importante, che ne so, le Olimpiadi, supponiamo, negli ultimi tempi diminuiscono, il numero di ore di allenamento,
appunto. Quindi è questa riduzione graduale dopo che in precedenza invece c'erano stati dei carichi di lavoro forti, altissimi, insomma, questa riduzione appunto viene chiamata tapering, e questo era stato poi preso questo termine nel linguaggio economico per dire di uscire da una situazione ma poco alla volta, Esatto, cioè infatti io l'ho facendo. definito rallentamento, si dice anche così, perché non è che ti fermi bruscamente, chiaramente, ma rallenti in una operazione che stai conducendo, no? Esatto. E questo è quello che hanno cercato di fare le banche centrali, perché le banche centrali sono così, i personaggi principali del settore economico e finanziario, perché sono le banche centrali a stabilire qual è il tasso di riferimento dal quale poi dopo dipende tutto, no? E allora qua, Manuele, bisognerebbe parlare di questi tassi. Io cerco di sintetizzare, ma io sottolineo questo fatto che sono una cosa importantissima i tassi. Già 40 anni fa si diceva che tutto dipende da lì, quindi insomma, se non tutto, molto dipende da lì. Allora, velocemente, solo per fare un excursus, per dire in che situazione siamo oggi. Nel 90, cioè 30 anni fa circa, il tasso negli Stati Uniti era l'8%, cioè noi a volte adesso, dopo anni e anni di tassi così bassi, sentire l'8% ci viene in mente, che ne so, paesi del terzo mondo, forse Vero. neanche, che hanno tassi dell'8%, eppure questo c'era negli Stati Uniti, ovviamente dalle altre parti anche di più. Poi, prima la crisi asiatica lo fa scendere, poi lo fa risalire intorno al 6,5%, e siamo nel 2000. Nel 2000 c'è quella forte crisi, che noi diciamo la crisi delle Torri Gemelle, che nella realtà è del settembre 2001. La crisi economica e finanziaria nasce già nel 2000, quindi poi le Torri Gemelle gli danno anche un'ulteriore botta, ma voglio dire, i tassi da lì scendono, attenzione, scendono con la crisi appunto del 2000, poi crisi denominata internet, insomma, scendono fino all'1%, che era il minimo assoluto. Ma attenzione, quando tocca l'1, per quanto tempo stanno all'1%? Per circa 3-6 mesi, cioè poco tempo, perché con tassi così bassi c'è subito ripresa economica. C'è ripresa Certo, economica, certo. stiamo parlando del 2003, si riprende e i tassi tornano a salire, perché appunto l'economia va bene, superano di nuovo il 5%, e qua siamo al famoso 2007-2008. 2007-2008 arriva questa seconda crisi, che è molto più forte della prima crisi, cioè quella del 2000. Ma i tassi sono del 5,25%, vengono praticamente in pochissimo tempo azzerati. Quindi si va a tassi a 0, 0, 0, 25 e così via. Ecco, qua accade la cosa fondamentale, Emanuela, cioè che mentre prima bastava ridurre i tassi e entro 3-6 mesi l'economia ripartiva. Invece nel 2008 riduciamo i tassi a zero e restano a zero per 7 anni. Eh sì. Restano a zero, cioè mentre prima bastava ridurre i tassi all'1%, l'1,5%, ma per 3-6 mesi e l'economia ripartiva, la crisi del 2007-2008, ripeto, è la cosa che sconvolge il mondo. I tassi restano a zero per 8 anni negli Stati Uniti. Da noi, adesso io sto parlando degli Stati Uniti, in Europa più o meno succede la stessa cosa, con il solito ritardo temporale con il quale l'Europa arriva rispetto agli Stati Uniti. Ma attenzione, in maniera ancora più marcata che non gli Stati Uniti. Comunque, per 7 anni i tassi restano a zero,
arriviamo al 2015 e qui c'è il famoso tapering, nel senso dobbiamo uscire da questa gabbia dei tassi a zero, aumentiamo i tassi, ma aumentiamo i tassi poco alla volta. Si parlava di 0,25 ogni 3 mesi. Per un po' va così, cioè dal 2015 al 2018, poi nel 2018 di nuovo ributtati i tassi a zero. Già. Perché l'economia non riprende appena si Ecco. rialzano un po' i tassi. Ma Quindi questo sì, sì. no, domanda che si ricollega a quello che stai dicendo tu, cioè proprio questo, grazie perché la spiegazione è assolutamente, cioè, riapre un sacco di cassettini che riportano anche indietro nel tempo, ma siccome l'abbiamo detto invece in altre occasioni, che chiaramente è giusto, è normale che le banche centrali allentino la loro presa, no? Quindi che si avvii questo processo di tapering che tanto fa paura e non dovrebbe far paura, perché appunto l'intervento delle banche centrali è straordinario quando ci sono delle misure, appunto come il quantitative easing, eccetera, che sono eccezionali. Ma cos'è accaduto? Cioè, perché non siamo stati in grado, quando dico non siamo stati in grado, parlo di azione dei governi a livello politico, eccetera, di far ripartire l'economia dei vari paesi? Cioè, perché poi le due cose, allora BCE o Fed devono allentare la loro presa, di conseguenza deve aumentare l'intervento di altri attori, come per esempio i governi, per far sì che il paese possa riprendersi da solo. Ecco, c'è stato qualche incriccamento da questo punto di vista, immagino. Se no, però, la domanda più generica è: cos'è accaduto? Perché siamo arrivati a questa situazione? Mamma mia, però mi fai la domanda non da 1 milione di dollari, da 1 miliardo di dollari. lo so, no, È appunto, perché non mi questa rendo è. conto che ci può non essere una risposta, ma sono quelle fa le famose domande anche che boh, uno dice dobbiamo aspettare e vedere, wait and see, no? Come si dice sul Esatto, ma mercato. proprio il fatto è questo, no? Che sai che gli economisti sono famosi per indovinare tutte le previsioni sul passato, no? E naturalmente non indovinarle sul futuro. Ma vabbè, a parte le battute che poi sono anche vere, cioè, si dice invece che gli economisti sono anche bravissimi a spiegare quello che è successo in passato. E in questo caso, purtroppo, è difficile anche spiegare quel che è successo in passato. Cioè, è senz'altro, io continuo a dire, attenzione, quello che è successo nel 2007-2008 è una cosa mai vista. Io ovviamente non c'ero nel 29, quindi non riesco a capire se è qualche cosa di molto simile al 29 oppure no. È probabile che sia qualche cosa di simile, però sta di fatto che, ripeto, mentre prima bastava far diminuire i tassi per un tempo breve e subito l'economia ripartiva e quindi di conseguenza anche i tassi ripartivano. Adesso, cioè, quando si è azzerato i tassi nel 2007, sono rimasti a zero. Per Appunto. 7 anni, e quando hanno cercato timidamente di farli risalire, hanno dovuto poi immediatamente riazzerarli. Cioè, dal 2015 al 2018, proprio lentamente, prima si diceva un quarto di punto ogni trimestre, poi facciamo un quarto di punto ogni semestre, andiamo ancora più lenti perché appunto il famoso tapering, no? Rallentiamo questa crescita, che ci deve essere perché i tassi non ha senso che siano a zero, poi i tassi sull'Euribor addirittura negativi, i tassi sui titoli di Stato negativi. Quindi bisognava uscire da questa situazione. Quando tra il 2015 e il 2018 si è tentati di uscire da questa situazione, poi dopo siamo ripiombati. Poi, Sì. ovviamente, da un anno il Covid, mettigli anche questo, naturalmente il carico da 11. Sì, E però tu quindi dici, però è non veramente eravamo difficile comunque, esatto, dire. tu dici non eravamo comunque riusciti a uscire dalla situazione di impasse rispetto ai tassi. Poi è chiaro che il Covid ha dato l'ennesimo colpo alla situazione, però non riuscivamo proprio a uscirne. Però è sbagliato dire che poi è chiaro che ci siamo messi a ridere prima, è difficile trovare le motivazioni per cui c'è questa situazione, però è vero, magari anche in una piccolissima parte, che evidentemente non siamo riusciti a livello di governo, eccetera, di
non solo italiano, a questo punto, di dare un impulso importante all'economia, cioè da sola la politica, te lo dico brutalmente, non ce la fa proprio quando parliamo di finanza, economia e di sostegno appunto dell'economia. Eh sì, in effetti bisogna, allora, noi dobbiamo riconoscere che le politiche economiche sono di due tipi, le politiche monetarie e le politiche fiscali. Le politiche monetarie sono in capo alle banche centrali, le politiche fiscali ai governi. Certo. Il banchiere centrale dovrebbe essere una persona che ha una sua autonomia, poi dopo, insomma, sappiamo che non è che siano proprio del tutto autonomi, o meglio, sono comunque il presidente o comunque la politica può intervenire su una loro, sulla, appunto, su una loro rimozione o su una loro promozione, però spesso diciamo che il politico deve per forza guardare anche alla popolazione perché è il popolo che lo vota. Il governatore della banca centrale non è votato dal popolo. Quindi queste due politiche, politiche monetarie e politiche fiscali, che dovrebbero andare di pari passo, nella realtà sono gestite da persone che hanno diverse visioni, insomma, e questo probabilmente ultimamente, diciamo negli ultimi anni, è diventata una cosa ancora più evidente, cioè il politico continua a restringere il suo campo, cioè guarda all'immediato, se non proprio all'immediato, insomma, a un futuro molto prossimo. Il banchiere centrale dovrebbe guardare a lungo periodo e questo fa sì che il banchiere centrale può aiutare il politico, ma non oltre un certo livello, cioè poi può aiutare più di quello che hanno fatto i banchieri centrali finora, cioè azzerare Certo. tutti i tassi, portare, cioè è difficile che siano in grado di fare ancora di più. Quindi questo è certamente in mano alla politica adesso il poter uscire Sì. tramite la questione fiscale, insomma, perché Sì, lo dicevamo in tempi non sospetti, intendo dire quando ancora non si parlava di tapering, io e te dicevamo, beh, le banche centrali allenteranno prima o poi la loro posizione nei confronti dei mercati, però il successo o meno di questo allentamento dipenderà molto da quanta crescita ci sarà appunto che arriverà da politiche fiscali mirate e che certo. serviranno proprio ecco, a sostenere l'economia. E quindi è per quello che sia, cioè per tornare alla domanda originaria, che è la domanda anche che vediamo in sovrimpressione, è per questo che i mercati hanno paura, perché non c'è assolutamente chiarezza di quello che si farà proprio per sostenere questa crescita, al di là delle previsioni. Certo, Manuele, in più fammi dire un'altra Sì? cosa che ho sottolineato, cioè comunque ho detto anche nella scorsa puntata, ma che appunto vorrei sottolineare ora proprio perché la ritengo una cosa molto importante. Il progresso tecnologico è un fattore deflattivo, cioè fa diminuire i prezzi. Questo progresso tecnologico negli ultimi anni, soprattutto appunto con l'avvento di internet, ha avuto una velocità enormemente superiore al passato. Quindi, secondo me, questo è un altro aspetto che non ha, oddio, non voglio criticare i politici di tutto il mondo così, però insomma che la politica forse non ha capito fino in fondo. Quindi si sono persi, si stanno perdendo e si perderanno numerosissimi posti di lavoro proprio per questo fatto, proprio per il progresso tecnologico. E questa diminuzione di posti di lavoro è chiaramente mette in difficoltà i politici, ripeto, che devono Certo. avere il loro posto eletti dal popolo, quindi insomma, se aumenta la disoccupazione, non è che Certo. sia un fattore che i politici vedono di buon grado, anzi. Certo. E quindi questo aspetto va tenuto in considerazione, è un aspetto epocale che va gestito.
Cioè, come siamo riusciti a uscire appunto da una situazione, da situazioni nel passato, voglio dire, nella storia, che erano considerate insomma molto gravi, e dobbiamo uscire anche da questa, dobbiamo riuscire a creare posti di lavoro che fino a ieri non c'erano e che vadano a sostituire i posti di lavoro che inevitabilmente perdiamo per via del progresso tecnologico, insomma. Assolutamente sì, assolutamente sì. E, peraltro stavo proprio leggendo un articolo in cui si mette in evidenza come chiaramente ci sia stato questo boom della digitalizzazione in scia alla pandemia, quindi si ricollega a quello che dici tu, ma insomma è abbastanza chiaro, cioè sono state riviste tutte le nostre abitudini, quindi proprio di gestione della quotidianità e quindi ci siamo affidati a quello. Anche quando prima invece ci affidavamo ad altro. Allora, Giancarlo, ti devo salutare. Io ti ringrazio per aver chiarito ancora una volta con noi e per il nostro pubblico una parola che sentiamo spesso in questi giorni e che continueremo a sentire. Proprio peraltro in attesa dell'operatività delle banche centrali con le riunioni, si è parlato di un mini tapering da parte della Banca Centrale Europea nel board di giugno, quindi vediamo se effettivamente sarà così. E poi, vabbè, la Fed, dove in America ovviamente le previsioni sono ancora più elevate, più positive, quindi no, si potrebbe pensare che l'intervento sarà ancora più massiccio, ma al momento le banche centrali rassicurano, insomma, però chiaramente la paura principale resta questa, proprio anche con tutte le riaperture del caso un ritorno alla normalità. Perciò ci torneremo sicuramente anche noi. Io ricordo sempre ai nostri amici che possono seguirti sul tuo canale Finanza in Chiaro. E immagino che tu sia concentratissimo su questi temi, insomma, in questo periodo. Assolutamente sì, perché appunto è un momento cruciale. Il cambiamento delle politiche monetarie sarà un cambiamento cruciale, anche se avverrà naturalmente con tutta la gradualità che abbiamo detto, perché tutta la prudenza che abbiamo detto, ma sarà un momento cruciale. Possiamo italianizzarlo in modo teperizzato, no? Così, in modo graduale, va bene. Esatto. Però, insomma, i cambiamenti ci saranno e soprattutto il primo impatto sappiamo molto bene cosa significa per i mercati. Allora, grazie ancora Giancarlo Marcotti, che ritroviamo come sempre ogni settimana, lunedì alle 11:30 su Le Fonti di TV e poi potete trovare on demand tutte le puntate, anche, insomma, anche le primissime che abbiamo fatto, se volete rivederle tutte. Grazie Giancarlo. Grazie a te Emanuela e un caro saluto anche a tutti gli ascoltatori. Grazie ancora e grazie a tutti voi per averci seguito in questa prima parte della giornata live. Vi ricordo che il nostro palinsesto adesso continua e poi torniamo sui mercati, naturalmente live alle 14:30 fino alla chiusura delle borse europee. Grazie e rimanete sulle fonti TV.